Buongiorno, in questo video vi farò vedere come analizzare il moto di un corpo attraverso Tracker, il software di analisi del moto. Allora, dopo aver aperto Tracker, questa è la schermata che vi si presenta, cioè la vista principale delle video e delle tracce. Dobbiamo prima di tutto aprire un video, quindi importare un video. Allora andiamo su Video, Importa e andiamo dove abbiamo conservato il nostro video, in questo caso. E questo e lo selezioniamo. Il video verrà caricato. Vedete che carica diversi quadri, cioè diversi quadri sono diversi fotogrammi di cui è composto il video. Allora, prima di tutto, qua sotto troviamo i comandi che ci permettono di navigare nel video, che sono analoghi a quelli di qualunque altro dispositivo. Questo è quindi quello che vedete. Possiamo anche fermarci, mettere in pausa, andare avanti di un singolo fotogramma o andare in fondo o tornare da capo, per esempio. Se il video non fosse tagliato come desiderate voi, potete tagliarlo trascinando questi triangolini che trovate qua sotto, per esempio accorciandolo, quindi facendo partire il video da un certo fotogramma e fermandolo ad un altro. Io in questo caso ho già tagliato il video al di fuori del software tracker e quindi posso già procedere all'analisi. La prima cosa da fare è definire il sistema di riferimento. Per definire il sistema di riferimento dobbiamo cliccare su quest'icona. Ci compaiono degli assi di riferimento di cui possiamo spostare l'origine, posizionare dove preferiamo e cliccando su questo taglietto che identifica l'asse delle ascisse, possiamo inclinare l'asse delle ascisse come meglio desideriamo. La scelta più opportuna in questo video sarà posizionare l'asse X in questo punto, per esempio il punto più o meno di partenza, e inclinare l'asse X facendogli seguire la traiettoria. In questo caso, siccome ho un binario, la traiettoria obbligata sarà questa. Quindi in questo momento tutto il moto avverrà sull'asse X. Possiamo spegnere cliccando ancora sull'icona in modo tale da non correre il rischio di spostare il sistema di riferimento. Per un sistema di riferimento è necessario anche definire delle misure. E allora, cliccando su questa icona possiamo definire per esempio un nuovo nastro di calibrazione. Cosa vuol dire? Che dovremo inserire una specie di bindella, quindi un metro, che ci identifica un oggetto di misura nota. Clicchiamo come vedete su maiuscolo clic, quindi maiuscolo, col maiuscolo vedete che il cursore cambia forma e clicco sul punto iniziale. Posso zoomare. E per esempio inquadrare, eccolo qua, un po' meglio l'inizio del righello. Questo perché so che il righello ha una lunghezza da punto a punto ben definita e sono 30 cm in questo caso. Possiamo zoomare un po' meno, che forse adesso abbiamo leggermente esagerato. Allora, qualche problema col movimento. Eccolo qua, questo è l'altro punto, ma non mi ricordo bene dove avevo cliccato. Ok, nel punto in basso, quindi questo adesso sarà il punto, anche se sfocato, so che questo è il punto 30 centimetri. Quindi se adesso zoomiamo in fuori possiamo inserire la lunghezza di questo righello, che è 30 centimetri. Quindi eccolo qua, cambiamo unità di misura, lunghezza in 30 centimetri. Qua possiamo cambiare lo zoom anche adattandoci alla finestra. Ecco, quindi vuol dire che il software adesso sa che quel segmento sul fotogramma misura 30 centimetri, quindi potrà scalare in proporzione tutte le misure che verranno prese. Spegniamo anche in questo caso l'icona. Adesso siamo pronti a analizzare il video. Dobbiamo prima definire però qual è l'oggetto di cui vogliamo seguire il moto. Allora clicchiamo su Nuovo e scegliamo un punto di massa. Nel senso che è un punto al quale volendo potremo mettere la massa, vedremo più avanti quando studieremo dinamica a che cosa ci serve questo aspetto. Allora, io scelgo per esempio di monitorare il punto verde che compare, vedete, nel trenino, verde contornato di rosso, quindi abbastanza ben definito contro lo sfondo. Allora, cliccando col tasto di maiuscolo, vedete che il cursore cambia ancora e quindi posso identificare questo punto. Ora, come vedete, sulla destra si è aperta quest'altra zona nella quale viene riportato un sistema di riferimento cartesiano ortogonale in cui abbiamo sull'asse dell'ascisse il tempo
e sull'asse delle ordinate la posizione x. Questo è il punto. Qua sotto abbiamo una tabella con i dati, quindi all'istante t uguale 0, la posizione x è 7,107 cm, la posizione y è 1,17 cm circa. Questo rispetto al sistema di riferimento che noi abbiamo scelto, ricordiamolo sempre. Quindi non è detto che il sistema, il corpo, parta al tempo 0 dal punto x uguale 0. Allora, possiamo procedere adesso. Adesso siamo al fotogramma 1, quindi possiamo ancora cliccare e indicare al computer dove si trova. Quindi vedete che il computer inserisce al tempo 0,013 perché sa qual è la distanza tra un fotogramma e l'altro nel video e mi dice qual è la nuova posizione x. La posizione y, come vedete, anch'essa è cambiata, ma di pochissimo, di 4 millesimi di centimetro, quindi molto poco. Questo è dovuto, può essere dovuto o al fatto che abbiamo cliccato in un punto che non è precisamente quello corretto, al fatto che in effetti il sistema di riferimento non è esattamente parallelo all'asse, ma non ci interesserà. Ora però la fatica sarebbe continuare a identificare in ogni fotogramma la posizione, cosa che possiamo fare, ma è chiaro che utilizzare un computer ci potrebbe permettere, per esempio, di fare il tutto in maniera automatica. Per fare il tutto in maniera automatica possiamo cliccare contemporaneamente sul tasto CTRL e maiuscolo. Vedete che il cursore cambia ancora forma. Prima era un quadrato, adesso è diventato un tondo. Quindi cliccando si apre la finestra, eccolo qua, dell'autotracciatore, in cui ci spiega quello che succederà. Allora, cosa farà? Vedete che si è aperta questo quadrato intorno alla zona di ricerca. Questa è la zona di ricerca. Il computer cercherà in questo riquadro, nel fotogramma successivo, qualcosa che assomiglia al modello che abbiamo cliccato. Come vedete, nel modello c'è questa zona di colore un po' verdastro. È chiaro che se fosse molto più marcata sarebbe molto più facile. Dopo vedremo un esempio. E possiamo, quindi lui ha trovato questa corrispondenza. Se ci va bene, possiamo dire ok, cerca il prossimo. Oppure possiamo rendere automatico il tutto. Se il punto è molto distinguibile, il software non avrà problemi a seguire automaticamente in ogni fotogramma la posizione di quell'oggetto. Quindi facciamo tracciare automaticamente. Vedete quello che succede? E vedete che simultaneamente viene aggiornata la tabella coi dati, ma viene anche aggiornato il diagramma posizione-tempo, che sarà quello sul quale poi lavoreremo. Terminiamo. Se per caso durante il tracciamento il computer dovesse prendere qualche altro punto, magari vicino, dello stesso colore, possiamo tranquillamente stoppare e poi ricominciare rifornendo noi con maiuscolo CTRL, fornendo noi il punto corretto. Quindi attendiamo che venga terminata l'elaborazione. Con la fine del video, ma possiamo anche noi fermarlo anche in anticipo, non è necessario arrivare fino alla fine. Eccolo qua, adesso abbiamo i nostri dati pronti, possiamo spostare, chiudere la finestra del video e quindi procedere poi all'analisi della traccia, che abbiamo, dei dati che abbiamo raccolto.